Buon pomeriggio a tutti, finalmente ci ritroviamo di nuovo per parlare di libri e voglio cominciare immediatamente a mostrare il, un piccolo grande capolavoro di Edizioni Formamentis, Matilde Capuis. È un libro speciale, Diario di un privato incanto. Si parla di una musicista compositrice poco conosciuta nella dimensione italiana, di elevatissimo valore umano, culturale e professionale e con noi eh, che ci mostrerà questo viaggio meraviglioso legato al mondo della musica è il nostro maestro Cosimo Morleo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, grazie per essere con noi, ma soprattutto grazie per questo meraviglioso contributo all'editoria perché dare luce a elementi preziosi non conosciuti comunque ha un grande valore etico e professionale perché qualcuno lo dovrà fare qualcuno si dovrà prendere l'impegno di dare luce ad una persona così importante come Matilde Capuis eh, sottolineo una grande musicista, una grande compositrice. Per cui ti do subito la parola ringraziandoti ancora di essere con noi. Grazie, Cosimo. Grazie, grazie a te, Lucia, e grazie a voi di Formamentis per aver um, pubblicato questo lavoro, perché poi è soprattutto grazie a voi che questo lavoro ha visto la luce. È stato un, anche un lavoro, come dire, eh, lungo e eh, intenso ehm, di, eh, proprio di, di ricerca ma, delle parole in questo caso specifico, perché appunto, eh, come ho avuto già modo di dire a, a, a Lucia e a Giuseppe, eh, il lavoro su questa storia è stato molto faticoso per me perché eh, ho avuto la possibilità di frequentare eh, Matilde Capuis in vita ed è stata una frequentazione da amici e quindi scrivere di un rapporto così intenso è stato molto complesso e devo ringraziare quindi Giuseppe Verdi e Lucia Rongioletti per eh, aver fatto in modo che questo eh, lavoro prendesse vita e vedesse la luce eh, anche proprio eh, perché mi hanno accompagnato eh, anche umanamente in questo percorso, non solo professionalmente, ehm, a trovare diciamo, le energie per, per concluderlo. E, e quindi nulla, partirei subito con, col dire che eh, questo lavoro appunto nasce da, um, da una serie di incontri che, che, che ho avuto con Matilde durante gli anni della nostra lunga amicizia ed è una testimonianza in forma di diario, diciamo così, eh, di, di questi incontri. Eh, in questo lavoro ci sono eh, diciamo, sia, le, le, sia queste, queste memorie, questi ricordi, eh, ma anche una serie di testimonianze, di documenti eh, che riguardano Matilde e che un po' danno una panoramica sulla sua eh, vita eh, da un punto di vista... Eh, Diciamo, biografico eh, e anche eh, proprio una testimonianza della sua produzione, no? perché per entrare nel vivo eh, del personaggio, eh, Matilde Capuis è stata ehm, una, diciamo, una compositrice, ma soprattutto la prima donna ad essere ammessa all'Accademia Chigiana di Siena ehm, in qualità proprio di compositrice. Fino a quel momento eh, quel, 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 quel mestiere era eh, esclusività degli uomini, dei maschi. E quindi eh, anche da questo punto di vista è stata un po' una pioniera, no? Quindi dopo aver eh, studiato composizione, essersi diplomata in composizione, e in quel caso specifico eh, la, diciamo, il perfezionamento poteva venire eh, appunto all'Accademia Chigiana, che era il massimo, eh, l'apice proprio della formazione, del prestigio, no? eh, e stiamo parlando del 1941, quindi un periodo anche molto complicato, con la guerra di mezzo. E potete immaginare quanto possa essere stato complicato per una donna eh, affermarsi in quell'ambito che, che all'epoca era, come dire, anche per quanto riguarda la musica colta, era mh, molto molto complicato perché in quel momento la musica era, eh, come altre forme d'arte, aveva proprio un valore culturale notevolissimo e quindi insomma ed è stato davvero uno dei punti più interessanti ed eclatanti. Dopodiché la sua vita è stata costellata di una serie di episodi eh, molto belli e anche molto brutti, perché eh, una cosa che, che amo ricordare è che eh, non è solo da sottolineare il valore straordinario da un punto di vista eh, culturale e compositivo, ma eh, anche il valore umano, perché appunto Matilde Capuis si è trovata, eh, nonostante questo suo aspetto molto fragile, questa sua eh, sensibilità eh, rarissima, eh, si è trovata anche in situazioni davvero drammatiche a salvare letteralmente dalla morte eh, delle persone che, che appunto erano perseguitate durante la guerra. E ancora oggi, anzi, una delle cose che più mi ha commosso di questo lavoro è stato proprio ricevere... A distanza di così tanti anni, eh, delle testimonianze di una famiglia che, grazie a lei, è riuscita a prosperare eh, in Canada e quindi diciamo, e a salvarsi appunto da, 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 questa, da questa persecuzione, quindi dalla morte, e, e, a, e a prosperare in Canada, e, mh, appunto sono arrivate delle testimonianze, un diario di famiglia con delle bellissime foto dove si racconta tutta questa storia, e la famiglia Etele, che, mh, che ringrazio anche qui, eh, ha condiviso con noi eh, queste memorie, e parte di queste memorie fanno, sono andate poi a far parte anche del libro, e che tra l'altro manderò loro in questi giorni, anche se ancora purtroppo in edizione solo italiana, ma credo che lo apprezzeranno molto. Quindi, eh, Matilde Capuis, diario di un privato incanto, finirà in Canada <ride> dai signori Etele. Bene, Vieni. siamo contentissimi. Um, Cosimo, eh, però eh, è chiaro che non possiamo addentrarci nello specifico, nei meandri della musica, nel senso che qui stiamo parlando appunto di un diario e di una relazione fra una relazione amicale o molto di più, perché fra l'altro c'è anche un divario cronologico eh, riguardo alle vostre età. Quindi c'è eh. stato comunque un legame originale particolare che io Vol. so di cosa si tratta, perché i nostri maestri, al di là se tu sia stato un suo alunno, un suo allievo, però i nostri maestri restano per sempre, no? Le persone che rappresentano un modello educativo di vita, per cui mi piacerebbe sapere questo, la natura di questo legame. Allora, guarda, il nostro legame è nato ehm, in maniera particolare. Al, allora, ti, ti racconto brevemente. Eh, io andai ad ascoltare questo concerto, il concerto per orchestra e ovoe, eh, eh, diretto dal maestro Walter Mammarella Giordano, qui a Torino, e mi invitarono per la prima volta a sentire mh, questo, questo concerto, quindi della musica di Matilde, ma io ancora non la conoscevo. E, mh, quindi questo concerto con orchestra e, mh, fu veramente e, interessantissimo, bellissimo, emozionante. Lei era in sala, e si alzò alla fine dell'esecuzione, eh, ricoperta di applausi, <ride> insomma, circondata dall'affetto di un sacco di persone. E, e quindi da quel momento mi ha colpito molto uh, la storia di questa donna, che appunto è stata brevemente raccontata prima dell'esecuzione. E, um, e così, in quel periodo, siccome collaboravo con l'associazione la, uh, Mozart di Torino, Uh, scrivevo degli articoli, insomma, e mi chiesero appunto di scrivere un articolo su di lei, e, e così andai a casa sua, la incontrai per scrivere questo articolo, lo racconto anche nella biografia, nel, nell nel libro, nel, nel mio diario, ehm, e così andai da lei. Dopo quel primo incontro ce ne furono altri, eh, sempre per un altro articolo, e, mh, però a un certo punto quei nostri incontri cominciarono a diventare eh, sempre più numerosi. Eh, l Ormai l'idea di scrivere articoli era completamente tramontata. Eh, poi uscirono in effetti due articoli. Eh, ma cominciamo un rapporto di frequentazione, proprio eh, di amicizia, di profonda amicizia, che man, mano, eh, che man mano si è intensificata sempre di più. Io dico che è nata tra noi un'amicizia eh, profonda, come mi è capitato altre volte nella vita, poi successivamente. Con persone, ehm, con grandi artisti che, eh, che ho frequentato e ho avuto la fortuna di frequentare, ma ehm, perché accade qualcosa di incredibile: cioè, quando noi frequentiamo eh, un artista vero, un maestro, eh, la questione anagrafica, anche da un punto di vista dell'amicizia, non esiste più perché gli artisti sono persone senza età, senza tempo, che quindi ragionano eh, con freschezza e con parità, diciamo così. Con anche ventenni, trentenni, quarantenni, pur avendo le loro 80, 70, 90. Cioè, voglio dire, la freschezza intellettuale del, del, dell'artista è, è sempre mutata. E quindi, e quindi è accaduto questo. Due persone si sono incontrate eh, di, condividendo una sensibilità rispetto alle cose della vita, alle cose dell'arte, ed è andata così, è stato bellissimo. Ed è stato anche bello farsi compagnia, diciamo, in quel periodo particolare della sua vita. E sono quelle persone, Cosimo, con cui parlare è, è infinitamente meraviglioso, e sembra appunto che uno abbia sempre desiderio, continuare sempre a parlare. Perché esatto. è lo stesso linguaggio. Esattamente. Si parla esatto. lo stesso esatto. linguaggio, lo stesso alfabeto. Assolutamente, e, lo stesso linguaggio, e, lo stesso. Eh, come dire, proprio il suo modo di affrontare le cose della vita e di, vedere, e di vederle in qualche modo. No? E poi non idea. ne abbiamo mai abbastanza alla fine di parlare di musica, di arte, eh, perché poi sì, eh, uno crede che si parli di arte in maniera superficiale, ma l'arte ti porta ad altro, a riflessioni certo. continue. Certo, Vero. poi diciamo che andiamo a cercare in qualche modo sempre i nostri simili, no? quindi chi ci somiglia eh, la andiamo a cercare, quando lo troviamo non è importante l'età, no? l'importante è condividere con qualcuno, avere la fortuna di condividere qualcuno con qualcun altro e. nella vita, eh, un pezzo di strada, no? quindi questo è molto importante e quindi è andata così, per fortuna, per fortuna è andata così. E certo, è stata una grande opportunità per te. È un'altra opportunità per noi perché attraverso te siamo riusciti a conoscere Matilde. È sì. importante, è, è, di un grande, è una catena umana da questo punto di vista. Uh, no? Una catena, umana, una catena eh, umana. Anche di solidarietà, diciamo, nel senso che poi, ehm, appunto, per una serie di motivi, Matilde, mh, che ha ricevuto comunque numerosi riconoscimenti eh, come compositrice sia in Italia che all'estero, comunque oggi non è conosciuta. E questo mi dispiace molto, e questo piccolo lavoro che abbiamo fatto insieme eh, è una piccola testimonianza, però, che, che rimane de, della sua vita e della sua opera e che spero possa servire. Adesso, in questi, in questi mesi passati, eh, già due tesiste si sono occupate di lei. E quindi mi hanno contattato per avere notizie. Non esisteva proprio un supporto che desse delle informazioni biografiche e, diciamo, su di lei, no? C'è tutto, eh, diciamo, si può reperire il materiale che la riguarda dal punto di vista tecnico, no? quindi il catalogo delle opere, ehm... partiti. Partiti, però diciamo c'è poco che, la, che riguarda la sua vita e spero di aver colmato questa piccola lacuna con questo breve lavoro e, e spero serva comunque in futuro a fare in modo che lei venga conosciuta un po' di più. Si costruisce con piccoli passi. Cosimo, io direi adesso di mandare un contributo perché è vero che abbiamo parlato, ma è anche giusto adesso far conoscere un pezzo importante. È un concerto per oboe ed archi. Esatto. E il primo tempo, Allegro Non Troppo. Noi lo sentiremo perché non ci sono immagini, per cui ci concentreremo proprio sulla funzione della musica. Che modalità complessa e scrittura audace, ma io è voce... audace, <ride> eh sì, assolutamente audace. E assolutamente... Sì, per i tempi di allora, sì, eh, assolutamente audace. E poi Rick. Eh, è... Una grande ricchezza proprio compositiva, una grande vivacità, appunto, e assolutamente post-romantica, come dire: la continuazione di una serie di tradizioni, no? che, che, che sono lontane comunque da, da quella. Uh, sai, proprio dal, dalla musica contemporanea come era poi in quel momento, no? se pensiamo ad altri suoi coetanei che scrivevano cose all'epoca molto ostiche, molto lontane dal romanticismo, okay. diciamo così, no? E invece la sua musica era proprio di, no, di una grande novità, secondo me, perché mh, procedeva su una tradizione che era quella, appunto, del post-romanticismo, dove eh, l'abilità compositiva ehm, era ancora fondamentale, no? ma soprattutto l'idea. Perché appunto invece lì andavamo verso completamente destrutturazione, no? Sulla dove non era più esistente, anche se lei rappresenta però un passaggio, un transeunte fra il vecchio e il nuovo, perché Quindi... la, la struttura melodica riconoscibile c'è. Eh, Però sì, è fatta sì. di attesi e di rilanci, attese ah, scusa, eh, e rilanci. Eh, sì, 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 certo. È particolare, quel... di un'originalità oh. unica, complessa sì, sì. e unica. Ma infatti oggi eh, credo che sia molto, molto moderna, e molto attuale proprio perché è riuscita ad attraversare indenne tutta quella fase di grande sperimentalismo, no? Di anche, come dire, lasciami dire, certi versi a volte da tardati, stesso, no? Nel senso che, ehm, Interessante tutta la parte della sperimentazione legata comunque a una filosofia, diciamo, ad un'estetica della musica eh, legata a quel periodo preciso, però oggi, se proprio vogliamo dire. Eh, anche la, la musica contemporanea insomma sta andando un po' altrove, va bene c'è stata quella fase, però ecco oggi riascoltare Matilde Capuis che è passata appunto indenne dagli sperimentalismi de, del Novecento eh, fa impressione eh, perché comunque quella, questa musica qui era musica composta esattamente in quegli stessi anni in cui gli altri facevano, eh, provavano. No? Destrutturavano, destrutturavano e sperimentavano. Esatto, e un po' la musica contemporanea si è allontanata dal pubblico, diciamoci la verità, no? nel senso che questo suo allontanamento... Eh, certo, casa... il divario fra il pubblico e l'esecutore, certo. Sì, certo. purtroppo la fruibilità si è un po' persa, no? il piacere, perché doveva essere diciamo, la sorpresa, <ride> la, sorpresa la, della, la novità assoluta doveva essere in prima linea, invece per lei è sempre stato un allontanamento... Dalle avanguardie, cioè lei si è sempre tenuta un po' per la larga, sola, eh, e ha composto quello che sentiva di dover comporre. E quindi mi fa, mi fa veramente, riascoltarla oggi mi ha veramente colpito perché eh, l'ho ascoltata tanto tempo, per, a lungo nella mia vita. Però devo dire che oggi vera, ha veramente una forza dirompente questa musica, proprio per questo motivo condivido e comunque emerge la personalità di una donna autonoma mentalmente, culturalmente e musicalmente, perché mantenersi salda in un momento di grandi grandi cambiamenti non è semplice. È rimasta fedele soprattutto a se stessa. Ciò in cui crede musicalmente. Esatto. Denota esatto. anche le sue caratteristiche come donna, come persona, insomma. Assolutamente. Nonostante la sua figura eh, piccola fragile, eh, è sempre stata una donna di fortissima, di un di fortissimo carattere, è impossibile farle cambiare idea su qualunque cosa, su qualunque argomento, tanto più sulla sua musica, e, e quindi de fortemente determinata, e, e nella sua musica si sente. Si sente Assolutamente la sua forte personalità aveva delle convinzioni e le ha portate avanti eh, anche musicalmente con coraggio e originalità, direi. Allora, oltre ad un nuovo contributo, mi piacerebbe che tu lo introducessi con una lettura a me molto cara, legata proprio alla Ninna Nanna di Matilde Capuis, eh, che come brano forse è quello più conosciuto. Io devo dire che è di una, è di una, è di una meraviglia unica veramente, è, è un brano particolarissimo, ti attraversa e non ti lascia più e riecheggia sempre dopo averlo ascoltato una sola volta. Sì perché diciamo che anche, sono composizioni nate durante la guerra proprio in effetti, sì. no? proprio per eh, aiutare una bambina, una ragazzina a… Mh, come dire, so, sopravvivere, diciamo così, tra virgolette eh, all'orrore all dei bombardamenti. E mh, lei si trovava in questa casa di campagna dove, appunto, raggiunse con sua madre questo, questo amico pittore, con sua moglie e le bambine. E, e qui c'è la testimonianza di, eh, di questa donna, la madre di queste bambine. Ehm, e quindi mh, io vorrei leggere questo piccolo scritto che è poi è una lettera che riporto anche nella, nella biografia, nella, nel, nel diario, ehm, in, cui, in cui si racconta come è, com è nata questa nanna. L'estate scorsa al concorso internazionale di Budapest, fra i dieci selezionati c'era una donna. Una giovane donna di padre italiano e madre svizzera. Matilde Capuis, nata a Napoli una trentina d'anni fa. Matilde Capuis è già conosciuta sia in Italia che in Svizzera. Musiche sue sono state eseguite a Siena, a Firenze e a Roma. Inoltre, la radio svizzera di Bernstein ha trasmesso alcune fra le sue maggiori composizioni per quartetto e orchestra. La critica è unanime in ambedue i posti. Matilde Capuis è tra i compositori contemporanei che passeranno alla storia. Durante la guerra la sua personalità è emersa con evidenza. Dopo aver perso cinque persone di famiglia in un bombardamento nella piccola città di Treviso, si trovò direttamente sul fronte di guerra a Firenze, ovvero risiedeva con la madre. Per due settimane restarono costretti in casa, praticamente senza cibo, mentre i proiettili cadevano vicinissimi alla loro abitazione, e poco ci mancò. Che ci rimettesse la vita. Benché la guerra continuasse, sia lei che la madre furono risparmiate. Appena si presentò la possibilità, mio marito la condusse da noi in campagna, non perché fossimo più al sicuro, ma per restare almeno insieme. Ne derivò una unione così profonda che non è assolutamente descrivibile a parole. In quel periodo era, essa cominciò a comporre dei canti per bimbi che vennero pubblicati l'anno scorso. La maggior parte di essi è dedicata alle mie bambine. Mentre le granate esplodevano e la casa tremava così forte che l'intonaco cadeva dai muri e dal soffitto, Matilde Capuis componeva la piccola Nina Nanna che pubblichiamo qui di seguito sulla rivista UD. Le sue piccole amiche non si separavano da lei mentre sedeva a un vecchio pianoforte verticale che aveva vari tasti senza suono. Tutto ciò rivela la, vit la vittoria dello spirito sulla memoria, sulla materia. La silenziosa calma Matilde Capuis, con la sua esile figura e i suoi grandi occhi grigi in un pallido bel viso, non ha paura né della morte né della vita, il che deriva dalle sue troppe dure esperienze. Sa di voler dedicare la vita alla sua unica grande passione, la composizione. Infatti, ha seguito con impegno e serietà gli studi musicali diplomandosi in composizione, dopo aver studiato, fra l'altro, anche il violino. Ora la sua stella vola alta sopra il cielo della musica. È nostro desiderio che anche il pubblico norvegese possa conoscere lei e le sue opere maggiori, oltre alla Lina Nanna composta per la mia bambina Livia. Ragna Rosati, Oslo, 12 febbraio 1949. E la musica ha fatto il suo corso anche in un momento drammatico in cui si rischiava la vita, no? Assolutamente. In morte, la musica ha fatto il suo corso. Assolutamente sì, ed è incredibile come, eh, come in una situazione così eh, per noi forse è inimmaginabile, perché per fortuna non abbiamo vissuto quei, diciamo, quei, quei momenti di grande disperazione. Eh anche se oggi il mondo è, come dire, è pieno di guerre ancora oggi, però, però deve essere stato veramente duro e complesso e anche, anche forse denota proprio la personalità di Matilde, no? riuscire a suonare qualcosa sotto i bombardamenti, no? eh, significa che proprio la musica è totalizzante, qualcosa che, che, vivi, che vivi fondamentalmente ed è dentro di te. E, ed è anche un flusso, un canale che ti aiuta a comunicare con il mondo esterno anche in questi momenti drammatici no? e, e a fare la salvezza e diventa la tua salvezza la salvezza della sì, ma... tua ancora personale sì sì assolutamente sì e quindi sempre, sempre molto commovente devo dire eh, sentire questa storia perché, non, perché sa quasi di una storia non so come dire quasi cinematografica no? sempre sì, per sì, diversi sì, aspetti sì. Vita. E adesso mandiamo il contributo per far conoscere questo brano meraviglioso. E o que é? Bella, bella esecuzione, ringraziamo il mezzo soprano Ilaria Iaquinta. Sì. E bella esecuzione pulita, pulita, lineare. Sì, sì, sì. sì. Ci la, porta, camera. La, la camera. La <ride> camera, sì sì, 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 sì. Assolutamente, ci porta altrove, ci porta altrove e, e si capisce anche in questa semplicissima composizione anche la complessità che comunque... Eh, permeava un po' la, la sua, anche la sua anima, no? che era appunto come diceva la stessa Ruania, eh, un'anima funestata dai lutti, perché poi, comunque, ehm, purtroppo il dolore della perdita dei suoi familiari eh, l'ha sempre accompagnata per tutta, per tutta la vita: no? Quindi, ehm, il suo noi... tratto esistenziale. Sì, sì, esatto, esatto, quindi la ricerca, si senti, io dico sempre che si, che si ritrova nella musica di Matilde una luce che si fa strada tra le tenebre, no? E quindi, e quindi sono, tutte, sono tutte così le sue composizioni, c'è sempre, eh, sempre tanta, tanta energia ma anche sempre quella, quella vena di malinconia che è proprio tipica di un Novecento che, eh, che è stato un Novecento anche di complesso, molto molto travagliato, ecco. Comunque è una musica che racconta, racconta l'implicito e ti accompagna e ti porta con sé. È molto fluida, ha una grossa connotazione anche di carattere emotivo. È molto particolare, molto profonda. Sì, infatti io mi auguro davvero che si possa oggi ricominciare a ripubblicare il materiale il discografico di Matilde perché è questo momento storico, che è un momento storico appunto complesso, di nuovo, no? perché ci ritroviamo. Un po' come nel Novecento, a dover vivere eh, le crisi di ogni volta diverse, no? le crisi sanitarie, le crisi energetiche, le crisi, appunto, di uno scenario mh, geopolitico allucinante. E quindi oggi, come e oggi. Ehm... E l'arte spesso viene messa in secondo piano, no? Sì, l'arte viene messa in secondo Visto piano. questo. Sì, invece oggi la sua musica è perfettamente, come dire, nuovamente in sintonia con un nuovo periodo, come dire, eh, particolare, no? complesso e quindi eh, una nuova forza, ancora maggior ragione perché ci ritroviamo di nuovo qui, <ride> a distanza di... Risuona, cento... risuona in questo contesto, storico. Esatto, risuona in questo contesto Rissuona, storico. Risuona in questo contesto storico. Bene Cosimo, abbiamo parlato di Matilde Capuis, io... Voglio mostrare ancora questo libro, questa immagine eterea, diafana, bella, candida, così come la sua musica, eh, però voglio anche dire una, voglio sottolineare una piccola cosa, eh, Cosimo ha, ha detto più volte con forza che Matilde è una compositrice, è una musicista di grande grande talento e che molto probabilmente eh, in quanto donna forse è stata un po' offuscata, ma noi la ricordiamo non perché sia donna compositrice, ah. ma per il suo grande valore da musicista e compositrice. Va, va sottolineato con forza. Assolutamente, e ci, teniamo, ci teniamo molto a sottolinearlo. E, e quindi... possiamo anche dire, Cosimo, che scusami, tio, mi sono sovrapposta, no. l'online non è bellissimo per questo motivo. Eh, però possiamo anche dire che eh, l'editore tedesco in realtà ci ha visto lungo perché è riuscito a prendere tutte le sue, non prendere, anche antipatico dirlo, ha compreso il valore della nostra musicista, compositrice Mathilde Capuis e quindi ha tutto questo valore. Ma è in una casa editrice tedesca. Ci fa piacere perché è internazionale come valore la musica, però questo ci deve far pensare. Sì, ci deve far pensare che purtroppo, eh, diciamo, noi italiani siamo come dire anche depositari di un, di un patrimonio immenso da un punto di vista eh, artistico, no? quindi, eh, molto spesso non siamo neanche i migliori custodi. Quindi, eh, all'estero forse, mm. appunto, come dicevi tu, hanno eh, i giusti mezzi anche culturali, non soltanto economici, per comprendere. Qualche cosa di, eh, di così grande, di così importante. Quindi lei, che dialogava anche naturalmente in tedesco, ehm, eh, aveva eh, anche la capacità e la possibilità eh, di, di, poter, eh, di poter dialogare con loro. Ehm, e quando loro hanno avuto questa, eh, questo interesse nei suoi confronti, lei ha deciso di donare tutte le sue. Ancora in vita eh, lo fece mh, di predisporre che tutte le sue opere manoscritte andassero poi alla casa editrice tedesca per poter essere pubblicate eh, durante anni. Quindi è stata è sua volontà, comunque. Anche volontà sua della... volontà. Ah, ecco, ecco. Sì, 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 è stata proprio sua volontà, e però c'era dall'altra parte comunque la voglia e il desiderio di eh, accogliere in questo archivio eh, che si occupa appunto di donne eh, compositrici, appunto. Eh, e bombe, quindi insomma è andata poi così, però, però siamo tutti contenti di questo fatto. Poi eh, io invece ci tenevo ancora a ringraziare in chiusura eh, eh, Maria Elena Delia che eh, ha scritto la prefazione di questo, di questo lavoro. Eh, Maria Elena è una persona. Di grande, non solo di grande cultura, ma di grande umanità, una persona che, che si batte anche per temi importanti eh, da tantissimi anni su diversi argomenti eh, sociali, e quindi insomma mi fa davvero molto onore che abbia deciso di fare questo, eh, questa, questa prefazione e poi appunto sicuramente eh, tra tutti devo ringraziare anche su tutti devo ringraziare voi per aver dato l'occasione a me e alla figura di Matilde Capuis con questo, con questo lavoro che è un lavoro come dire piccolo ehm, però io credo che abbia invece un grande valore almeno come testimonianza no? poi chissà da che cosa da qui che cosa, cosa succederà poi in seguito però ehm, sono molto contento che possa servire in questo momento anche anche come supporto a chi per esempio vorrà scrivere una tesi su Matilde o approfondire la sua figura da un punto di vista umano ecco diciamo così per, la, per quanto riguarda l'aspetto musicologico lasciamo all'accademia eh, quella parte eh, proprio di speculazione certo, certo. Sulla, sugli aspetti prettamente eh, tecnici diciamo certo eh, noi ci uniamo alle tue parole e possiamo anche dire Matilde Capuis, orgoglio italiano dal punto di vista musicale. Eh, possiamo Beh. essere orgogliosi e fieri eh, della sua presenza nel panorama storico, eh, in un periodo poi storico molto particolare, lo, lo risottolineiamo. Per cui, eh, Cosimo, a questo punto eh, ci salutiamo, ricordiamo a chi ha desiderio di conoscere la storia di Matilde Capuis, che comunque la lettura. È un'opportunità per tutti. Eh, vogliamo continuare a veicolare la cultura come valore, perché forse nella nostra società un po' troppo pragmatica e consumistica ci dimentichiamo che la cultura è valore. E devo dire, è la prima volta che lo faccio. Il libro in realtà ha un costo di 14 euro. Perché l'ho detto? Perché spesso basta un aperitivo veloce per consumare tale somma. Un libro in realtà vale tantissimo, perché un libro ti porta un pezzo di cultura eh, che resta con te per sempre. Vero. E quindi facciamolo questo piccolo sforzo, non per Edizioni Formamenti, che non vive, non vive su questo lavoro, vive di altro, però noi sicuramente viviamo di cultura. E ci nutriamo di essa. E quella catena umana di cui parlavo prima è molto ricca perché ehm, se noi abbiamo scelto Cosimo, Cosimo ci ha fatto conoscere Matilde Capuis, poi abbiamo conosciuto Walter Mammarella e le affinità si, si attraggono, si nutrono, e da cosa nasce cosa? Per cui questa piccola bandiera possiamo permettercela di portarla. La cultura è un valore. Grazie Cosimo, grazie ancora e grazie, grazie a... a Matilde Capuis. Assolutamente, grazie a te Lucia, grazie a Giuseppe, grazie a voi di Formamentis per tutto. Alla prossima. Alla prossima, alla prossima.